Nel territorio cremonese il livello del Po alle ore 16 di oggi segnava un meno 7,96% sotto il livello idrometrico e un meno 7,92% solo alle ore 13. Un progressivo peggioramento dunque della situazione per il grande fiume che sta attraversando una crisi idrica quasi senza precedenti. A farne le spese è certamente il comparto agricolo, ma non solo. La criticità è dal punto di vista ambientale e naturalistico. Molte pozze d'acqua nelle quali gli anfibi si riproducevano sono asciutte, quindi per quest'anno questi anfibi non si riproducono. In più le lanche sono o scollegate dal fiume oppure semplicemente asciutte anche loro, per cui i vari pesci che nelle lanche ci stavano o sono morti o moriranno, oppure le lanche non collegate e asciutte non permettono ai pesci di entrare per riprodursi. Quindi la situazione è veramente drammatica. E poi la piccola fauna, gli insetti, i molluschi, gli altri invertebrati delle zone umide sono in crisi profondissima. E visto che molti non hanno grandi capacità di spostamento, questa crisi andrà avanti per alcuni anni. Pensiamo al terreno, a tutte queste cose, difficilmente pensiamo alla natura, perché la natura è all'ultimo posto dei nostri pensieri, delle nostre preoccupazioni. Intanto oggi la polisportiva Amici del Po ha effettuato la discesa simbolica sul grande fiume da Casalmaggiore a Guastalla. Lo scenario insolito è stata l'occasione per focalizzare l'attenzione sulle problematiche del grande fiume. Abbiamo percorso questi 25 chilometri di fiume andando, come è stato detto, a zigzag. La situazione del fiume è assolutamente critica, nel senso che pur usando noi imbarcazioni molto leggere e con una capacità di pescaggio praticamente nulla, abbiamo più volte incontrato grandi banchi di sabbia, rendendo difficile anche gli spostamenti di una piccola imbarcazione come può essere un kayak. Certamente la situazione è critica ed è indispensabile che vengano governati in qualche modo gli usi plurimi di questo fiume.